entra un pochino non nei dettagli del progetto, ma spiegaci qualcosa in più, insomma. Sì, abbiamo ragionato su un progetto di 3 anni, di 2 anni, e poi ragionare bene sul terzo e cercare in questi 2 anni di cercare di vincere quello che possiamo vincere. Qualsiasi cosa va bene, eh? Allora, nomi non se ne fanno, ma secondo te, tu conosci l'organigramma di questa squadra, ecco, in base a quello che stai dicendo adesso, vengono, secondo te devono essere fatti tanti cambiamenti, pochi, come la pensi in questo senso? Io penso che prima di decidere chi perdere bisogna anche capire chi arriva, quindi una volta che si capirà chi arriva si potrà decidere che strada prendere. Quali dovranno essere i punti di forza di questa nuova comia a livello tattico e di gioco? A livello di gioco, ripeto, purtroppo finché non si riesce a identificare bene l'organico è difficile. Sicuramente la scelta del palleggio è una scelta importante e credo che sia quella che possa far fare la differenza in assoluto. Poi è da vedere anche il pacchetto dei giocatori intorno. Che tipo di allenatore sei? Cioè, quali sono le cose che ti caratterizzano oppure su cui punti di più in generale? Poi ovviamente dipende anche dalle giocatrici che avrai a disposizione. Sì, alla fine io alleno la squadra che ho, quindi indipendentemente se devo fare un certo tipo di gioco lo provo a fare in base ai giocatori che ho. Sono un allenatore che rompe le scatole ogni tanto, perché è come tutti gli allenatori, vuole ottenere il massimo dalle sue situazioni, facciamo così, poi ce la facciamo prima. No, quelle sono... Ah, è finto. Sono però fa scena, Marcello. E quindi... Quindi ogni tanto rompo le scatole e cerco di capire, di ottenere il massimo dalle persone, con i modi che più o meno ritengo giusti, a seconda delle persone che ho davanti. Hai seguito il campionato italiano, forse in Turchia? Quest'anno ho fatto l'abbonamento LVT, sì, quello l'ho fatto, ho guardato molte partite. Si è equilibrato molto, no? Hai visto, ci sono state tante squadre che hanno potuto puntare a andare fino in fondo. Ma diciamo che è sempre più o meno stata così, cioè è difficile trovare nel campionato italiano una squadra che fa bis o tris di scudetto. Sono squadre che stanno ad alto livello, sì, ce ne sono ancora, però sì, quest'anno in modo particolare credo che sia stato un campionato delle sorprese, anche la stessa finale è stata completamente inaspettata.